Siamo con mister Emanuele Domenicali nel post partita della sfida tra Mazzara e Marineo, terminata qualche minuto fa a reti bianche. Mister, innanzitutto un'analisi da parte sua sulla partita. Io penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita. Abbiamo comandato il gioco, abbiamo cercato di giocare sempre palla a terra come vogliamo fare di solito, oggi più che mai perché c'era anche molto vento, abbiamo creato diverse palle gol, qualche passaggio in rifinitura l'abbiamo sbagliato, poi queste sono partite che alla fine devi stare attento che magari arriva la beffa, è chiaro che è una partita che abbiamo comandato dall'inizio alla fine, però come al solito ci manca il gol, abbiamo avuto delle occasioni anche molto importanti per segnare ma abbiamo sbagliato. Ecco, beffa che nel finale poteva arrivare, abbiamo visto che il Marineo comunque è arrivato un paio di volte alla conclusione pericolosa, però tornando al gioco espresso dal Mazzara, Mazzara che si è presentato, come è capitato già nelle ultime partite, almeno 7-8 volte in area di rigore. Peccato che la conclusione poi tardi ad arrivare. Certo. Sì, diciamo che alla fine il Marineo ha avuto un paio di situazioni pericolose, ha creato un paio di situazioni pericolose, anche perché noi ci siamo sbilanciati parecchio commettendo anche errori di posizione su un calcio d'angolo dove avevamo subito una ripartenza e abbiamo lasciato solo un uomo dietro e lì è stato un errore nostro perché comunque eravamo disposti male. Per un eccesso di generosità ci siamo spinti troppo in avanti e comunque sarebbe stata una beffa. Considerando che nel secondo tempo noi avevamo il vento contro, quindi con queste palle lunghe che loro prediligono, la nostra difesa è stata molto brava perché su queste palle lunghe si può andare in difficoltà. E però è vero anche questo, che come spesso succede da un po' di tempo a questa parte, cioè paradossalmente da quando costruiamo così tante gol hanno cominciato a venire meno i punti, cioè sembra è un controsenso, però è così, facciamo buone gare, costruiamo tanto e i punti non arrivano. Oggi per fortuna ne è arrivato uno e va bene, non è vero che nell'era dei tre punti un punto non fa classifica, assolutamente per un punto si può vincere un campionato, si può perdere, oppure si può retrocedere o ci si può salvare, quindi ci teniamo stretto questo punto perché viene comunque dopo una buona prestazione e quindi questo deve dare forza ai ragazzi per continuare da qui alla fine e cercare sempre di lavorare tutti i giorni per trovare dei miglioramenti e questo lo faremo sicuramente, noi non molleremo fino alla fine per la nostra serietà, per rispetto alla nostra società e per rispetto ai nostri tifosi. Ecco mister, voglio focalizzarmi un attimo sui singoli. Oggi Pulizzi mandato in campo al posto di Meglia, che purtroppo non era al meglio. C'è stato anche il rientro di Maniscalchi, importante perché comunque lì davanti è un'opzione in più. Come valuta anche le loro prestazioni? Ma Pulizzi è un ragazzo giovane, è un 2003, è un ragazzo che ha molto carattere, molta voglia, non ha paura di nulla, in allenamento si esprime molto bene. Poi è chiaro che in partita le cose sono un po' diverse e quindi oggi è faticato un po', anche se il suo impegno non è mancato, io sono contento della sua prestazione perché comunque queste partite gli fanno bene per la sua fase di crescita. Per quanto riguarda Maniscalchi è un giocatore che conosciamo, un giocatore che ci sarà sicuramente utile da qui alla fine, visto le sue caratteristiche di superare l'uomo e di avere un'ottima tecnica, ricordandoci il gol che ha fatto proprio contro il Marineo in semifinale di Coppa Italia, che ci ha dato la qualificazione per la finale. Adesso speriamo di recuperare anche qualcun altro perché insomma non dobbiamo... Perché noi parliamo sempre, cioè noi siamo una squadra, io soprattutto sono una persona che non cerca mai alibi, non dico mai mi manca questo, mi manca quello e non lo dirò neanche adesso, però la realtà dei fatti è che comunque domenica scorsa avevamo 7 giocatori non disponibili, oggi ne avevamo 5, più 6 con Meglia, quindi voglio dire abbiamo avuto i nostri problemi però andiamo avanti perché comunque ripeto lavoriamo con grande serietà. Infine una battuta sul rush finale che si avvicina, fare punti è importante anche per conquistare prima possibile la salvezza matematica e poi godersi al meglio finale del campionato. Sì, assolutamente, vogliamo fare più punti possibili di qui alla fine per migliorare anche la nostra posizione in classifica perché sicuramente non è la posizione che ci meritiamo per quello che esprimiamo sul campo, però purtroppo i risultati sono questi, quindi i punti sono questi, ma confido che i ragazzi continuino a fare il loro dovere fino alla fine, quindi miglioreremo sicuramente questa posizione.